Ciao ragazzi, oggi è un giorno speciale, siamo alle Niagara Falls, un luogo mitico. Perché? Perché qua Nikola Tesla tanti anni fa cominciò le sue sperimentazioni sull'energia elettrica alternata, prima centrale idroelettrica. Niente, dedico a voi questo bellissimo momento. Ciao! Il lato americano con il ponte che va verso gli Stati Uniti, è un po' più piccolino, e dall'altra parte abbiamo il lato canadese che è a ferro di cavallo. Eccola là, in mezzo alle acque mosse del fiume Niagara, la centrale idroelettrica originale, il power plant che fu ideato da Nikola Tesla, prima centrale al mondo in corrente alternata. Purtroppo però non è più visitabile, oggi è chiusa ed è stata completamente svuotata di tutti i materiali che c'erano all'interno. E in tutto questo spazio immenso il memoriale di Tesla è questa scritta e una statua in suo onore. Per il resto non c'è nient'altro. Mi trovo qua nel lato canadese. Questa è la statua che è stata eretta in onore di Nikola Tesla, quando nel 1895 per la prima volta entrò in servizio la centrale idroelettrica, la prima al mondo in energia alternata. Ecco qua spiegato la storia del monumento, fatta da Leslie Drysdale. Rappresenta un motore con lo sfasamento a 120 gradi. Questo monumento è stato inaugurato il 9 luglio del 2006 per commemorare il 150° compleanno di Tesla. Qua abbiamo i tre enti che hanno partecipato a questo evento. Qua abbiamo un piccolo riassunto della sua vita, dove si dice che all'età di soli 12 anni aveva immaginato di mettere una grande ruota sotto le cascate del Niagara per dare la potenza a tutto il mondo. Qua viene poi commemorato in tutta la sua vita piena e ricca di invenzioni. Dobbiamo essere tutti riconoscenti a questo grande uomo. Se non fosse per lui non potremmo avere il benessere di cui godiamo tutti i giorni. La statua è piccola, secondo me avrebbero dovuto farla grande tanto quanto le cascate. E mi meraviglio che non ci sia una statua di Edison nelle vicinanze. Con questo è tutto, ciao a tutti dalle Niagara Falls!